Gli Invid hanno ripreso le ricerche dei difensori di Robotech comandati da Scott e responsabili della distruzione di una roccaforte Invid nei pressi del punto di riflessioni. Resisi conto che i terrestri sono alla disperata ricerca delle cellule di energia, gli Invid hanno creato una rete per la loro cattura. Infatti essi sono diventati una costante preoccupazione per il loro capo supremo, un misterioso essere chiamato Regis. Squadriglia di vigilanza urbana, procedere in formazione verso l'East River. Dividersi in due unità e controllare in ogni edificio se vi sono tracce dei difensori di Robotech. Questa volta faremo in modo che non possano sfuggirci. Controllata ogni forma di vita umana. I sensori non registrano presenza di fluido primario. Si consigliano ulteriori osservazioni. Non perdete tempo con quei derelitti. Muovetevi. Non presentano i tratti tipici degli esseri umani. Come da ordini, ritorniamo alla base. Possiamo alzarci? Non respiro. Questa coperta mi sta soffocando. Non ancora, aspettiamo che siano in fondo alla strada. Annie, okay. Togli la coperta, mi restano ancora 30 secondi d'aria. La mia testa! Lancer, mi avevi detto che questa era la città del divertimento. Beh, per me è una delusione. Non abbiamo fatto altro che vestirci da stupidi e nasconderci dagli Invid. Quando è che ci divertiamo un po', eh? Vuoi chiudere la bocca? Questo non è un parco di divertimenti, noi siamo qui per una missione. Non è vero, Lancer? Cribbio. Sì, è così. Siamo venuti a cercare il fluido primario. E io penso di sapere dove potremmo trovarlo. Vi ricordate quell'edificio presidiato dalle pattuglie Invid? Beh, deve essere il loro deposito. Sta attento. Vedi qualcosa? No, niente. Andiamo. Oh! Qui c'è abbastanza fluido primario da rifornire un intero esercito. Ammesso che riusciamo a prenderlo senza essere scoperti. Oh, nessun problema, Mr. Leverdam è capitato direttamente al domicilio. Il nostro motto è dite dove che al resto pensiamo noi. Garantito! La consegna sarà rapida e accurata! Tutto bene, Lance? Sì, stavo pensando a quanto era bello questo posto. E tu come fai a saperlo? Lo so perché sono già stato qui. Siamo al Carnegie Hall, il più grande teatro del mondo. Era il sogno di tutti gli artisti esibirsi qui. Ed era anche il mio sogno. E non ne ho mai avuto la possibilità. Quei giorni non torneranno più, ormai gli Invid hanno sconvolto questi luoghi. Sarebbe stato fantastico cantare qui. Ma ora posso solo immaginarlo. Non lascerò che gli Invid distruggano i miei sogni. Non so come, ma un giorno canterò al Carnegie Hall. Lance! Eh? Svelto, arraffiamo più roba possibile e andiamocene di qua prima che ci scoprano. D'accordo? Ma certo, amico. Eh? Cosa? Giù! Annie, nasconditi! State nascosti. Non lo attaccheremo se non sarà necessario. Stava facendo un giro di ispezione. Probabilmente se ne andrà se non vedrà niente di strano. Comunque tieni il laser pronto. Annie, per l'amor del cielo, stai zitta, non muoverti, non respirare! Eh? Accidente, siamo nei guai. Avvicinati ancora, amico, e ti trasformo in un colabrodo! Prendi, aiutami, i barattoli stanno scivolando, mi cadono! Ah! Oh! Mi dispiace, non posso... Ora sì che siamo nei guai! Silenzio! Speriamo di fare centro al primo colpo. Eccolo. Ancora pochi passi, amico. È pazzesco. Salvati da un gatto, è incredibile.
Solo me, altri due passi e ci avrebbe visto. E allora non so se avremmo salvato la pelle. Rand, stai bene, non sei ferito, vero? Dai, è stato facile, no? E tu chi sei? È tanto che sei qua. E quello era il mio persiano grigio, volete vedere il siamese? Quello eri tu? Vuoi dire che non era un gatto grandioso? Molto interessante, ma perché sei qui? E io sono di casa qui. Non per fare difficile, sai, ma ti spiacerebbe puntare quell'arnese da un'altra parte. Ora andiamocene, prima che ritorni. Dobbiamo ringraziarti, amico, ma non ho afferrato il tuo nome. Oh, no, non l'ho detto, ma visto che me lo chiedi, il mio nome è George e vivo sulla balconata del vecchio auditorium dal quale siete appena fuggiti. Da quanto ho potuto vedere, anche tu sei un uomo di spettacolo, eh? Infatti stavo andando alle prove. Venite anche voi, sono certo che sarete i benvenuti. Sarà uno spettacolo grandioso se sopravviveremo alle prove. Il regista è un terribile perfezionista. Quei ragazzi sono forti. Ehi, potrei fare una commedia musicale! Annie, tu non immagini quanto lavoro sia necessario per arrivare a quel livello. Chissà se i loro sogni sopravviveranno all'incubo indie. Art! Stop! Fermi! Fermi tutti! Oh, è terribile, Harvey, stai ballando come se avessi quattro gambe. Arabella, potrebbe andar bene, peccato che qui non stiamo ballando un valzer viennese. Simon, Simon, sono qui, ho portato degli amici ad assistere alle prove, ok? Assolutamente no, conosci le mie regole per quanto riguarda le prove. Eh? Aspetta un attimo, riconoscerei ovunque quella faccia. Non può essere. Ma sì, certo, sei tu, Lancer. O dovrei Ciao, dire Simon. Yellow Dancer. Mi chiedevo che fine avevi fatto. Sarà passato almeno un anno, giusto? Sì, quasi. Beh, hai fatto bene a venirci a trovare. Che cosa? Ehi, aspetta, sono stato io a portarlo. Lo spettacolo è per domani sera e la compagnia sarebbe felicissima di averti come ospite. Urrà! Puoi scommetterci, ci saremo! Accidenti, sta buona, Annie non ha invitato noi. Gli Invid permettono gli spettacoli musicali. Per ora non ci hanno fermato. Forse pensano che lasciandoci fare gli daremo meno problemi. Intanto, nell'edificio diventato il quartier generale degli Invid, Korg e Sera discutono sul destino degli esseri umani. Devi smetterla con queste distruzioni indiscriminate. Non abbiamo ancora completato le osservazioni su queste forme di vita. Sera, non capisco il tuo atteggiamento verso i terrestri di questo quadrante. Forse hai dimenticato che dobbiamo soltanto studiare i loro modelli comportamentali. L'esperimento è stato completato, è ora di sterminare questa forma di vita. Proseguirò col mio programma finché non li avrò spazzati via. Ti avverto, Korg, non sfidare la mia autorità in questa faccenda. Ho avuto l'incarico dalla Regis. Per il momento. Come fai ad esserne così sicuro? È abbastanza ovvio. Non hai il fegato per farlo. Ma sapevi fin dall'inizio che avremmo salvato solo una piccola parte di umani per farli lavorare nei laboratori di fluido primario. Lo sterminio degli altri era già stato programmato. Intendo cominciare l'operazione immediatamente. Korg, non puoi disobbedire agli ordini. Torna indietro! Non te lo permetterò! Forse ha ragione. Non sono abbastanza determinata per portare a termine il mio compito. Non so come mai, ma le emozioni mi impediscono di distruggere gli esseri umani. A questo punto è importante che riesca a parlare con Ariel. Devo riuscire a trovarlo. Senza perdere tempo, Korg raduna le truppe e si prepara a sferrare l'attacco. Al mio segnale provvederete a distruggere la città. L'ordine è non risparmiate nessuno. Ecco, ehi, guardate laggiù. Oh? Ma che cosa sono quegli oggetti volanti? A quanto pare sembrano manovre Invid. Prepararsi ad armare i razzi. La popolazione di questo pianeta deve essere eliminata. Scappiamo, corriamo alla sponda. Fuoco! Marlene, che succede? Stanno attaccando. Vuoi dire gli Invidi? Chi stanno attaccando? Tutti quanti. Hanno deciso di distruggere l'intera popolazione. Non può essere. Non vorranno spazzare via l'intera città. Migliaia di persone. Eppure lo stanno facendo. Tutta l'isola sta bruciando. È proprio così. Principessa, guarda i tuoi terrestri! Ehi, uno dei nostri uccelli con un messaggio.
Ascoltate, ragazzi, vogliono far saltare la città. No, e da che parte si dirigono? Stanno sorvolando tutta la città da nord a sud. Che intenzioni hanno? Spazzar via tutta la città? Sono abbastanza pazzi da farlo, dobbiamo andare via di qui. Perché? La città si estende solo per qualche miglia, saranno qui in pochi minuti. Randy, dobbiamo proteggere questa gente. Lancer, la possiamo portare nei sotterranei della metropolitana. Andiamo. Simon, dobbiamo uscire da qui. Il mio teatro. Muoviti, Simon. Simon, ascoltami. Il teatro è perso e non servirà a niente morire tra le sue fiamme. Lancer, arrivi! Fatti coraggio, farai altri spettacoli. Sì, può darsi. Questo è certo, ammesso che usciamo da qui prima che salti in aria. Avanti, andiamo! È incredibile. Hanno intenzione di distruggere la città e tutti i suoi abitanti. Senti, Lunk, quanto fluido primario ci è rimasto? Una dozzina di taniche o poco più. Dobbiamo fare qualcosa, è in fretta. E negli altri sono in mezzo a quel putiferio. Lunk, andiamo a prendere le taniche di fluido primario. Marlene, forse è meglio che tu non venga, può essere pericoloso. Va bene, starò qui. Ma devi promettermi una cosa. Starai attento. Sì. È inaudito. Korg sta deliberatamente sabotando il mio esperimento. È completamente impazzito. Sono i ribelli terrestri che ho incontrato quella volta. Ma che cosa ci faranno in questa città? Allora significa che anche Ariel è laggiù. Ci siamo. Fortunatamente nessuno è ferito. Tutta la compagnia si è riparata nella metropolitana. Bene, forse dovremmo andarci anche noi. Aiuto! Tenetevi pronti! Al mio segnale, pronti! Ora! E vieni! Arrivano i nostri! Ma come hanno fatto a trovarci? Beh, l'importante è che siano arrivati al momento giusto. Lance? Amico mio, vorrei chiederti un favore. Gli abitanti di questa città hanno bisogno di un po' di incoraggiamento per riprendere la lotta. E il miglior modo che io conosca è quello di organizzare uno show. Ma certo! Fantastico! E scommetto che questo sarà il miglior spettacolo in assoluto. Bene, sparpagliamoci e controlliamo che le strade siano scombre da truppe impide. Occhi aperti! Il mio sensore non registra niente per ora. Neanche il mio, Scott. Sembra tutto a posto. Ehi, aspettate un momento. C'è qualcosa laggiù. Ah, ecco il colpevole. Prepararsi a un tiro incrociato. Sarà facile. Ehi, quel tizio è piuttosto bravo a manovrare. Sei in grave pericolo, Scott. Ricorda la promessa. Lasciamolo perdere per il momento. Basta così, dobbiamo trovare Lancer, Rand e Annie e portarli via. Sì, ma da dove cominciamo a cercarli in questo inferno? Intanto, in città, Lancer si sta esibendo in un concerto organizzato da Simon e dalla sua compagnia. La speranza è che l'esibizione di Yellow Dancer possa risvegliare gli animi dei cittadini e spingerli a riconquistare la libertà perduta. Nessuna traccia di Lancer e degli altri. Viriamo a ovest e continuiamo a cercarli. È terribile. Ho paura di pensare a come potremmo trovarli. Un attimo, ehi, Scott! Cosa c'è? Il rivelatore sta captando qualcosa su un canale ad alta frequenza. Prova a sintonizzarti e dimmi se ti ricorda qualcosa. Ehi, ci sono! Già, non c'è dubbio, è mio vecchio amico. Ore 3. Fantastico, sono loro. Finalmente li abbiamo trovati. Che ne dite di raggiungerli? Buona idea. Ehi, ragazzi, abbiamo visite. Dietro di noi. Spostiamoci e mettiamoci al coperto. Questi alieni sono insistenti. Forse così li faremo rallentare un po'.
Però quel laser canta davvero bene, non trovi? Già, già, io l'adoro. Look up. Dopo essere passati a riprendere Marlene, Scott e la sua unità di difensori raggiungono Lancer. Per fortuna state tutti bene. Ehi, Rock, ti ho portato una cosuccia! Potrai fare pieno la tua caccia! Grazie mille, Rand. Marlene, sei certa di star bene? Sì, davvero. Sai, dovremo tornare su, il lavoro non è ancora finito. Sì, lo so. Allora, Scott, sei pronto? Ti aspetterò. Scusate ragazzi, non vorrei interrompervi, ma purtroppo il lavoro ci aspetta. Andiamo. Ci vediamo. Configurazione Pirovo, sarà una lotta corpo a corpo. Torna presto, Scott. Ti prego, torna presto. Ti manca molto, vero Marlene? Ma che cosa succede? Sono Sera, principessa degli Inghili. Sono venuta per te. Oh, cosa? Ma il mio nome è Marlene. Non capisco perché sei venuta. Ti sei rivoltata contro il tuo popolo e io devo scoprirne il motivo prima che si compia la trasmutazione della nostra specie. Perché hai disobbedito? Oh, non credo ad una sola parola. Io non sono una Inghili. Tu sei stata introdotta fra i terrestri per riferire tutti i loro piani, ma finora la Regis non ha ricevuto alcun rapporto. Non ti aspetterai che creda che hai dimenticato la tua identità e la tua missione. Oh, no, no! Non può essere! Che significa? Tu menti, è così! Ci stanno avvicinando! Mi occuperò di te più tardi! Ma cosa mi è successo? Non può essere vero! Scott! Red! Aiuto, state attenti! Stavo cercando di entrare! Grazie! Di niente! Bene, a quanto pare era l'ultimo. Che ne dite di levare le tende a questo punto? È stata una giornata di duro lavoro, se così si può dire. C'è ancora il loro quartier generale. Sì, ma non ti sembra di chiedere troppo a tre piccoli caccia? Già, o forse è un'arma segreta. No, ma ho in mente un piano. Oh, davvero? State a sentire. È semplice. Basterà piazzare una bomba e farla saltare in aria. Andiamo. Pericolo al perimetro di guardia. Tre caccia terrestri attaccano il quartier generale. A quanto pare gli abitanti di questa città sono salvi, almeno per ora. È venuto il momento di salutarci. Non potrò mai ringraziarvi abbastanza per quello che avete fatto, ma dovete proprio partire. Sì, Sam. È stata solo una battaglia di una lunga guerra. Spero che un giorno tornerete a trovarci e quando lo farete organizzeremo una grande festa. È uno spettacolo che nessuno potrà dimenticare. Dico bene, George? Giusto, così il mio nome diventerà famoso. E tu scoprirai il palcoscenico. Quanto manca al punto di riflessione? Solo un paio d'ore, se va tutto liscio, naturalmente. Ehi! Ragazzi, prima di andarmene vorrei vedere da vicino quella statua. È meravigliosa! Hai ragione. Spero solo di riportare la libertà che quella statua rappresentava. Nel prossimo episodio, tutto verrà predisposto per la battaglia decisiva tra la spedizione dei difensori di Robotech e i terribili Indi. È tempo di azioni eroiche e di uomini valorosi. Non perdete il punto di riflessione, il prossimo avvincente episodio di Robotech.